E siamo già collegati, lo vedete, un fiume in piena, il nostro prossimo ospite, perché andiamo direttamente ad Assisi, dove domenica si terrà la prima edizione della San Francesco Marathon. Con noi abbiamo già, li vedete nel nostro maxi schermo, presidente, vicepresidente della manifestazione, il presidente padre Federico Claure, che è felicissimo di questa prima edizione, di questo evento straordinario, e noi non vediamo l'ora di approfondire l'argomento, per cui gli chiedo subito, padre Federico, come e perché è nata questa bellissima manifestazione? Allora, in realtà è una storia perché io abitavo a Gerusalemme, per 4 anni ho abitato a Gerusalemme, ma la mia strada era solo casa, biblioteca, facoltà, casa, biblioteca, perché per gli studi biblici e archeologici si studia molto, molto, molto. E Tiziano, che è un carissimo amico, a quell'epoca era il mio coach, mi dice: facciamo la maratona a Gerusalemme. Allora, una cosa bella è che a Gerusalemme ci sono delle norme rituali, appunto la purità rituale ebraica, che impedisce a volte il contatto fisico, quindi non si può mancare di rispetto ad una persona di religione ebraica perché non la si può toccare. Abbiamo fatto la maratona di Gerusalemme correndo e alla fine è stato meraviglioso. Avevamo una maglietta con i colori dell'Italia e dell'Argentina, con una scritta che dice I bless you life, che è proprio il motto della San Francesco Marathon. E fu incredibile come durante la maratona ebrei, palestinesi venivano e ci abbracciavano, con la kabod, dicevano in ebraico, avanti, avanti, forza, e cantavamo insieme. Quindi in quel momento abbiamo visto che si abbassavano tutte le differenze culturali e religiose ed emergeva la parte bella proprio del cuore umano. Quindi abbiamo detto con Tiziano, abbiamo chiesto anche al vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, se potevamo portare questa esperienza ad Assisi, perché c'è un stretto legame anche fra Assisi e Gerusalemme, tutte e due città, certo, della pace, soprattutto in questo momento. Ci chiedevamo, ma è opportuno fare una maratona in questo contesto di dolore e di lacrime? E la risposta non può che essere positiva, perché lo sport, come ce lo insegnano tutte le Olimpiadi, nascono proprio per unire i popoli, per unire le culture, e comunque ci rende persone migliori. Padre Federico, mi pare che ci sia una notizia nella notizia, quindi anche tu la correrai questa maratona? No, magari mi piacerebbe, solo che diciamo, la struttura organizzativa richiede un lavoro, e in questo contesto vorrei anche ringraziare tanti volontari. Abbiamo più di 700 volontari per essere a servizio di questi 2000 atleti che ci saranno. Quindi quest'anno non potrò correre, in un altro modo stiamo correndo, però speriamo un giorno di sì. Si corre per organizzare, padre Federico. Puoi presentarci il tuo amico Tiziano? Hai parlato di coach, che è lì a fianco a te. Buongiorno a tutti. No, non sono il suo coach, ma siamo amici da tantissimo, tantissimo tempo. E tra le varie nostre serate in amicizia, dove parlavamo del più e del meno, di tante cose, ho espresso il desiderio di andare a Gerusalemme con Federico e con padre Federico, e Federico ha detto: va bene, allora andiamo a correre la maratona di Gerusalemme. Al che io ho detto: Federico, ma una maratona è 42 km e 194 metri. Ha detto: va bene, non ci sono problemi, ci prepariamo. Ci siamo preparati in 6 mesi e abbiamo affrontato questa che è un'esperienza di vita, che per portare a termine una maratona, oltre che la preparazione fisica, secondo me ci vuole anche tanta tanta preparazione mentale, perché ti mette a confronto con te stesso, ti mette a confronto con quelli che sono i momenti di difficoltà, con le tue paure, tutto durante il periodo della maratona. Ed è per questo che una maratona può unire le persone, perché magari in questo momento dove nel mondo ci sono persone che sono colpite dal dolore, dalla paura e dalla morte, spero che possano incontrare anche loro un momento di pace, di serenità, di fratellanza e di eguaglianza, per far sì che possano tornare sui passi dell'amore,
che l'amore unisce tutto e tutti. Bene, veramente ci state coinvolgendo in questo racconto e complimenti per l'impegno, la dedizione e anche per aver corso la maratona che abbiamo detto è molto molto impegnativa. Ad Assisi sappiamo che oltre appunto la maratona ci saranno anche altri eventi collegati, per cui ecco, se volete potete darcene qualche cenno. Ma ne abbiamo molti di eventi che stiamo organizzando. Innanzitutto abbiamo posto un village molto molto bello che si trova a Santa Maria degli Angeli, dove si possono ritirare pettorali, dove ci sono espositori, dove ci sono sponsor, e soprattutto abbiamo cercato anche degli sponsor che esaltino la bellezza del territorio umbro con prodotti tipici, con vini e quant'altro. Quindi noi esortiamo sempre tutti quelli che verranno a fare una maratona ad Assisi, che non sarà una semplice gara podistica, ma la scoperta di un territorio meraviglioso che offre tantissime cose, oltre a tutto quello che concerne San Francesco e quant'altro. Perciò speriamo che le persone possano portare a casa un'emozione di bellezza. E ne siamo certi. Padre Federico Tiziano, due curiosità. La prima è quale percorso i maratoneti dovranno percorrere. La seconda, visto che parlavate di prodotti umbri, che cosa troveranno nella sacca dell'atleta? Il percorso è stato sognato infatti quest'anno per gli atleti. Questa maratona è una categoria B perché abbiamo un dislivello negativo, quindi si scende, non si sale, ma quest'anno abbiamo sognato che parta proprio idealmente dalla Basilica di San Francesco alla Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Quindi attraversa tutti i luoghi della vita di San Francesco, Spelo, Ribotorto, Cannara, quindi idealmente un pellegrinaggio di San Francesco atleta. E per quanto riguarda anche la sorpresa per i maratoneti, nel pacco gara troveranno il pane Africa. Il pane Africa è stato creato da alcuni amici a Roma, che è un pane che contiene il 25% di quello che un atleta ha bisogno come alimentazione, ed è stato sognato e speriamo che possa nascere e crescere questo progetto di portare questo pane, che viene prodotto a un costo molto molto ridotto, potrebbe anche aiutare le persone in altri luoghi al mondo a poter coprire i propri bisogni, quindi alimentari. Quindi è questo un po' il sogno di diffondere questo pane Africa. E poi vorrei dire una cosa importante. Prego. Domani avremo in Porziuncola la messa del maratoneta, che è animata da Atletica Vaticana, ed è molto bello perché tutti gli atleti portano i pettorali con il numero di gara, e appunto c'è la benedizione e la preghiera del maratoneta, che è stata composta da Atletica Vaticana, che è bellissima nel suo contenuto. E domenica mattina alla partenza proprio faremo un minuto di silenzio. Noi non lo chiamiamo un minuto di silenzio perché per noi un minuto di silenzio è un minuto di silenzio di preghiera. Quindi non staremo in silenzio, ma parleremo con Dio nei nostri cuori per ricordare tutte le persone vittime della guerra, sia in Terra Santa, ma in tutti i luoghi dove in questo momento c'è guerra e c'è dolore. Veramente complimenti. Padre Federico Tiziano, io ho un solo rammarico di aver impattato questa notizia un po' troppo tardi, altrimenti Paola ci saremmo potuti anche organizzare. Io sono più un camminatore che un maratoneta, però si poteva fare lo sforzo. C'è anche la camminata, diciamo, da 10 km, se non sbaglio, vero Tiziano? No. C'è la camminata che si chiama Vieni con me, appunto, che è 5 km, che si sviluppa da Assisi a Santa Maria degli Angeli. E questa noi speriamo che negli anni sia l'evento più folcloristico, dove le persone possono venire da tutto il mondo per trovare un momento, ripeto, di una mezz'ora di camminata insieme, di gioia, per godersi tutto quello che è lo spettacolo.
Abbiamo appunto tre eventi sportivi che sono la maratona, la 10 km e la Vieni con me, e ovviamente in base alla distanza si sviluppano in più parti del territorio. La maratona va a coprire e va a toccare anche il comune di Spello. Sì, lo abbiamo ascoltato dalle parole di padre Federico. Sì. Di Cannara, dove abbiamo Pian d'Arca, e le altre si sviluppano tutte da Assisi a Santa Maria. Però non è mai tardi per porre un rimedio. Il prossimo anno vi aspettiamo numerosi. Assolutamente sì. E soprattutto voi come pacemaker di tutta la popolazione che viene dal vostro territorio. Assolutamente sì, anche come media partner magari. Sì, sì. San Giovanni Rotondo ed Assisi non sono proprio vicinissime, però padre Federico, noi ci auguriamo che tu possa venire presto anche nei nostri studi, magari a portarci la maglietta della maratona, che è veramente molto bella. Stavamo vedendo le immagini del sito, che è molto curato ed è puntuale nelle sue informazioni, e nel sito appunto ho avuto modo di vedere anche la maglietta della maratona, quindi ti aspettiamo qui con la maglietta della maratona. Sappiamo che ci sono anche tanti testimonial illustri che hanno dato voce a questa maratona. Noi ci vogliamo prendere solo qualche secondo per far vedere ai nostri telespettatori un video di uno sportivo straordinario che oggi continua a dare il suo buon esempio e dei grandi messaggi, anche se non calca più i campi di calcio. Vediamo se la regia ci svela chi è questo testimone. Il 5 novembre tutti ad Assisi a correre la prima San Francesco Marathon, o la 10 km, viene con me, per aiutare anche il dispensario pediatrico di Santa Marta. Ecco, una iniziativa che porterà tanto bene, per cui padre Federico, grazie Tiziano per questa iniziativa, per il vostro lavoro. Ci auguriamo, ecco, di ricevere delle immagini da voi per poterne parlare già prossima settimana, e quindi di ritrovarci presto. Grazie, buona maratona. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Vi aspettiamo il prossimo anno. Assolutamente, promessa. O la camminata da 5 km o la 10 km. I 42 sono un po' troppo. E noi nel frattempo vi verremo a trovare. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Grazie. Buon proseguimento di giornata. Grazie ancora. Caro Tony, il messaggio dell'ex capitano nero-azzurro ha svelato la tua fede calcistica. sì, la tua è anche quella di qualcun altro all'interno della redazione. A Padre Pio TV siamo prevalentemente cuori nero-azzurri. Farti sentire da Luigi Martino, che sta dall'altra parte in regia, perché altrimenti qui oggi scoppia una diatriba calcistica. Bellissimo, comunque. Bellissimo comunque l'evento che sarà tenuto questa domenica 5 novembre ad Assisi, e siamo stati veramente felici di aver avuto con noi padre Federico e Tiziano, che ritroveremo prestissimo a questo punto. Adesso linea alla regia, poi ritorniamo insieme.